che vivo in un ambiente un po' isolato e quindi è un buon modo per rimanere a contatto con una comunità scientifica. Vabbè, però riconosciti anche dai le tue doti, poi anche perché se non ti scelgono, sai, l'altro parlavo con Tania e le dicevo, sì, sai, ci sono dei colleghi che dicono, ah, che bravo, sei andato in America, hai studiato di questo singolo, però, cioè, in Australia poi, però, cioè io non ho fatto, dico sempre, 18 anni, io non ho fatto niente che non potesse fare chiunque altro, perché ho comprato letteralmente un biglietto aereo, ho pagato letteralmente un corso, sì, a migliaia di chilometri da qua, ma lo può fare chiunque. E lei disse, sì, però tu l'hai fatto. Ed effettivamente è stata una ristrutturazione, perché anche quello che dici tu, no, sì, magari non è necessario che ti inviti la Stanford University, poi per carità quello è un riconoscimento, eccetera. Però ci sono cose che anche se tutti potrebbero farle, non tutti le fanno. Quindi dai, brava. Senti, io non so se ti ho avvertito, ma io l'intervista all'inizio così, proprio come una chiacchierata, quindi se sei d'accordo siamo già dentro. Ok, va benissimo. È quello che sentiranno e vedranno le persone, che noi iniziamo a parlare di niente e ora vedranno che noi stiamo metacomunicando su come iniziamo l'intervista, che questo lo dico perché l'ho detto prima e quindi però lo diamo alle persone che invece adesso che poi ci vedranno. Per me è stato un motivo di imbarazzo, perché noi questo libro l'abbiamo scritto, quant'è, 3 anni fa l'abbiamo pubblicato, vero? Sì, 2017, che è uscito a dicembre 2017, in vita poi i primissimi giorni del 2018, esatto, quindi 3 anni fa, e io prima dicevo, non mi è mai venuto di farti l'intervista su questo, che è un libro fondamentale. Io lo dico sempre, però quello lo dico pubblicamente, questo è un libro di Franca Scarlaccini, perché la mia parte qui, e se io dico sempre, è più la parte noiosissima, quella teorica, che peraltro abbiamo fatto insieme, per carità, però il modello che c'è dentro è roba tua, è una cosa fantastica. E, se posso anche dare l'aneddoto, io mi ricordo che ancora che passeggiavamo per Verona, se non mi sbaglio, era per il congresso di ipnosi, e tu mi dicevi, sai, io ho delle idee, ho degli appunti su un mio modello, ho detto, mandami, ci do un'occhiata. E poi leggendo dicevo, questo è fantastico, è fenomenale, devi scriverci un libro, e poi è venuto fuori Aiutami a diventare grande. E la prima domanda che ti faccio è questa, perché una cosa che a me piace del tuo modello, che per dare un po' di contesto sempre a chi vede, è un modello di intervento di terapia breve, tanto strategica quanto solution focus, per bambini e adolescenti, per genitori di bambini e adolescenti, che però tu sei anche con gli insegnanti e ovviamente anche nella tua pratica diretta quando capita con i bambini e adolescenti. La cosa che mi colpisce è la semplicità. È un modello che noi insegniamo anche nella nostra scuola, proprio per la loro semplicità. Qualche settimana fa una studentessa mi diceva, ho applicato il modello Scarlaccini, è fenomenale, perché è semplice. Come ti è venuto? Poi magari lo descriviamo anche un attimo. Come ti è venuto? Adesso ti rispondo, però permettimi comunque di dire che la parte che hai curato tu, che hai fatto tu, la parte teorica, anche se ogni tanto la lettura può sembrare a qualcuno un po' pesante, è fondamentale, perché tu mi hai permesso di inquadrare proprio teoricamente l'intervento. E qui rispondo alla domanda perché? Perché io in realtà questo tipo di intervento, di cui non è che io abbia inventato chissà che, perché io sono psicoterapeuta specializzata ad Arezzo, quindi con il professor Nardone, e quindi il mio modo di intervenire con le famiglie e poi gli insegnanti nella scuola è stato sempre rivolto all'intervento sulle tentate soluzioni disfunzionali, all'intervento breve e ancora prima, diciamo, all'intervento sistemico, perché quando io ho iniziato la scuola di Arezzo già lavoravo con famiglie, con insegnanti, e il mio approccio, che era quello alla base, quello sistemico, perché io ho avuto la fortuna di studiare in Francia e una delle mie insegnanti all'università è stata Evelyne Rey,
che è una delle autrici delle objets flottanti, degli oggetti fluttuanti, credo che sia in Italia, quindi, e ci insegnava l'approccio strategico e tutte le correnti dell'approccio di Palo Alto. Quindi perché è così semplice l'intervento? Perché in realtà senza avere troppo mente, sai che quando uno studia tanto la teoria poi però si dimentica della teoria, la fa sua e diventa pratica. In realtà io mi ritrovavo a lavorare con le famiglie, con gli insegnanti, con gli educatori, ripetendo poi un po' sempre le stesse cose che erano le indicazioni che davo, le indicazioni volte ad interrompere le tentate soluzioni nella maniera più semplice possibile, perché l'anno, diciamo, gli anni in cui ho lavorato maggiormente con le famiglie sono stati gli anni in cui ho lavorato per una scuola. Adesso è tanto di moda, però una decina di anni fa lo era un po' di meno, e io ho proprio chiesto alla scuola qui in Valle d'Aosta, dove ho iniziato a lavorare, di poter lavorare in maniera un po' diversa dal semplice sportello d'ascolto. Ho portato un po' quello che poteva essere un intervento breve. Adesso diciamo che la single session therapy sarebbe proprio l'ideale, secondo me, in ambito scolastico, però quindi ho lavorato con centinaia di situazioni, quindi di famiglie, di genitori, e mi ritrovavo a lavorare sulle tentate soluzioni con genitori in difficoltà, ma di tutte le fasce, come dire, anche sociali, cercando di essere più chiara possibile. E quindi è venuto fuori questo. Il libro, l'idea del libro, e quindi è proprio la differenza tra prima faccio una teoria e poi faccio una pratica, invece qui è il contrario. Mi trovavo a lavorare in questo modo, ho lavorato per anni, ho visto che era molto efficace. I genitori mi dicevano: ma dove c'è scritto questa cosa? Io non potevo, perché, come dire, è una somma, una raccolta, no? di diversi pezzi presi in diverse, come dire, diversi approcci che ho fatto miei. E quindi secondo me questa è la forza, cioè, ho scritto con il tuo aiuto e anche quello di Tania Daross, quindi questa cosa, quello che ti avevo fatto leggere quella volta che eravamo a Orvieto e non a Orvieto. Eravamo a Orvieto, erano insomma una decina di pagine che era il protocollo. Però io non sapevo cosa farci, perché era la mia pratica. Quello che mi hai dato, che mi avete dato, è proprio stato l'inquadramento, il poter dire: guarda, in questo ci sono, e questo, questo, questo e questo, che io non è che non sapessi, però quando sei concentrato sulla pratica, poi diventa, non per tutti è così evidente, per me non lo era, risalire poi a quali filoni teorici, quale questa cosa, insomma, viene da questo filone, quest'altro da questo, ed è quello l'opera di sistematizzazione, insomma, che è stata molto importante nel tuo intervento su questo libro. Non so se ho risposto, però secondo me questo è semplice, perché così era la pratica deve essere semplice, bisogna essere comprensibili, bisogna trovare le parole per farsi comprendere, per far seguire le indicazioni in maniera, direi, molto ericksoniana, e quindi ho fatto in modo che potesse essere così, e mi pare che la gente lo apprezzi per questa semplicità, diciamo. Sì, assolutamente. Peraltro devo dire che una cosa che è scritta anche nel libro, sia negli esempi sia nella parte descrittiva, perché il libro, per chi ancora non ha letto, si compone in tre parti, diciamo tre grandi parti. Prima l'introduzione teorica per dare un background, di solito ai miei clienti, perché questo è veramente un libro che va bene per, noi abbiamo pensato mentre lo scriviamo, di rivolgersi prima di tutto agli psicologi, poi agli insegnanti, poi ai genitori. Devo dire che ha un buon equilibrio. Io quando lo consiglio ai genitori dico: saltate la parte teorica, intanto voi non ve ne importa niente se non per sfizio, e andate subito sulla parte pratica. Idem per gli insegnanti, gli psicologi invece possono andare più addentro per approfondirla. E una cosa che emerge dai casi, ma anche appunto all'inizio della parte più descrittiva, è il fatto che si può applicare veramente a tante situazioni, non dico tutte
tutte, solo per non dare la falsa idea che va bene per tutto. A livello di problematiche potrebbe andare bene quasi per tutto, poi la differenza in vita la fa la persona. Però tu citi quei casi notevoli anche, è un po' che non lo leggo, però mi ricordo bene di una bambina a cui hanno dato una diagnosi di autismo anche, giusto? Che poi era una diagnosi ovviamente sbagliata, però che aveva, se ricordo bene, dei comportamenti ossessivo compulsivi notevolmente marcati, o a altre situazioni anche di notevole difficoltà, e che però vengono risolte con la semplicità di questo modello, che di nuovo non vuol dire è una panacea per tutti i mali, ma questo per noi è la base, no? La flessibilità, però anche la base è anche partire dalla cosa più semplice in assoluto e poi aggiungere complessità se la cosa semplice non è sufficiente. Io applicando, perché poi applico, io ho imparato il tuo metodo scrivendo il libro, leggendo in realtà quello che hai scritto tu e poi rifinendo il libro, quindi legge e ho iniziato a applicarlo. Quindi io non ho iniziato prima a applicarlo e poi ho scritto iniziate le cose, no? E mi sorprendeva, ma tuttora ti dico, mi sorprende quando mi arrivano casi anche importanti che sembrano la fine del mondo. Dico, ok, iniziamo dalla cosa più semplice. E ti dico, è raro che io debba aggiungere altro. Può capitare, ma è raro che debba aggiungere altro. E ecco, mi dici un pochino come sei arrivata a quelli che abbiamo chiamato, mi pare, degli interventi. È brutto che dico mi pare, non leggo il libro da un po' di tempo, l'ho fatto mio. Gli interventi fondamentali del tuo modello, che sono il fatto di intervenire ogni volta come se fosse la prima, poi magari li spieghiamo un po' più nel dettaglio, tagliare le raccomandazioni preventive e evitare un tipo di convincimento, poi aprire una prospettiva positiva. Come sei arrivata a formulare questi quattro interventi? Allora, queste erano in assoluto, cioè sono emerso che erano in assoluto le tentate soluzioni disfunzionali, cioè quelle a cui queste indicazioni rispondono, più frequenti. Cioè, con i bambini e i ragazzi, che cosa succedeva? Avevo genitori che su diversi problemi, no? Che noi poi abbiamo elencato, proprio illustrandoli attraverso, noi abbiamo usato i 10 poi nel libro, sì. Però su tantissimi problemi, i più disparati, che fossero dei comportamenti alimentari, piuttosto che del comportamento sociale, piuttosto dello studio, che cosa succedeva? Che i genitori e gli insegnanti, tendenzialmente, adesso generalizzando però un po' questo, avevano questo tipo di comportamenti, cioè si mettono a sgridare i bambini, a ripetere mille volte le stesse cose, ci sono queste formule tanto care a tutti gli adulti, ma perché fai così? Ma non è possibile, te lo richiedo, l'ho chiesto mille volte, cioè, e questo era quello che i genitori mi chiedevano, perché noi sappiamo da bravi terapeuti brevi che prima di tutto, prima di intervenire, cerchiamo di comprendere la situazione, quindi chiediamo anche qual è il problema, cosa è stato fatto finora per affrontare e risolvere il problema, e questo veniva, no? Lo sveglio, lo metto in castigo, reitero, piuttosto che le ho provate tutte. Quindi mi ritrovavo per interrompere le tentate soluzioni disfunzionali a dare queste indicazioni. Quindi l'idea era che, e poi anche vedendo, perché poi osservavo nella classe, ho una certa esperienza anche con i bambini, ho lavorato anche in un centro alternativo alla prigione in Francia, cosa faceva l'educatore? Cioè, ero sempre sconcertata dal fatto che magari accadeva qualcosa di positivo e questo veniva totalmente vanificato per l'etichetta che gli si mette, ecco, vedi, ieri hai fatto quello, ma vedi che sei sempre il solito. Quindi questi tipi di formule che con le migliori intenzioni gli adulti tentano di come dire, formulare per risolvere il problema, in realtà lo peggiorano, lo cronicizzano. La necessità era spiegare, illustrare agli adulti come interrompere queste risposte, costruire anche delle alternative, però la prima cosa è interrompere le risposte. Come renderlo, come dire, facile da ricordare, da fare, e sono venute fuori un po' queste etichette, che intervenire ogni volta come se fosse la prima volta significa
puntare ad evitare proprio tutte quelle formule del fai sempre così, sei sempre lo stesso, cioè e sei, sarai, come dire, sfadato, indisciplinato e tutto quello che può essere su qualsiasi problema. E questo, poi tagliare le raccomandazioni preventive, questo perché in alcuni tipi di problema, cioè il mi raccomando, non fare così, mi raccomando, ricordando sempre il problema, e pensiamo ai bambini del mi raccomando non andare nella pozzanghera, e i miei piccoli lo fanno, cioè se manco l'avevano vista la vedranno, ci andranno dentro, e quindi questo è un po' una trappola del mi raccomando, perché tra l'altro la maggior parte delle volte non funziona. E anche qualora funzionasse, poi il merito di chi è? Del bambino che mi raccomando porta tutti i libri a casa, perché li dimentichi sempre, quella volta li porta, ah, bene, hai fatto come ti ho detto, quindi è merito mio, merito del bambino, vanifica tutti gli sforzi che si fanno per migliorare la situazione. Questo sto semplificando al massimo, facendo esempi banali per capire. E poi evitare ogni tentativo di convincimento, perché oltre ad assistere al parco giochi quando si porta le bambine, quando porta mia figlia, queste scene, dai su andiamo perché è tardi, e il bambino pensa ai fatti suoi, per cercare di convincere, non può funzionare, perché per un tuo argomento il bambino, ma voglio dire chiunque ne ha mille dei suoi validi, l'idea è che non convinci un bambino che si sta meglio a casa perché è ora di cena, devi dirgli guarda anche se hai, anche se si sta meglio al parco bisogna andare, quindi giusto. L'accordo sul comportamento non arriva attraverso un convincimento di intenti, ecco, diciamo che anzi è qualcosa che poi fa pesare la relazione in maniera importante, no? Perché poi si diventa litigiosi, il clima familiare ne risente, e quindi anche questo era un altro modo per interrompere quel tipo di risposte che era ribattere, controbattere, argomentare, controargomentare, e poi ci aprire una prospettiva positiva, che è proprio il, come dire, il bravo in più al giorno, o anche di poter immaginare che le cose cambieranno. Noi sappiamo anche da ipnotisti che è molto importante immaginarsi qualcosa di diverso, la possibilità che le cose vadano meglio, e quindi poi questo aprire una prospettiva positiva viene, come dire, poi declinato in tanti modi molto concreti, andando incontro al linguaggio della famiglia, come la famiglia lo può fare. Solo una parola sul fatto che dicevi tu che l'intervento può essere utilizzato davvero in molteplici situazioni, perché comunque come primo effetto c'è un miglioramento del clima relazionale sempre. Quindi già questo crea una base favorevole al cambiamento. Mm-hmm. Poi a volte basta, perché il comportamento che, su cui vogliamo lavorare rientra. A volte non basta, ma diventa, come dire, secondo me, una condizione fondamentale per poi costruire qualsiasi altro tipo di intervento. Ok, sì, è quello che riesco. È chiaro? Molto. Tu hai una capacità, ripeto, di chiarezza estrema, trasuda dal libro, ma anche da quello che fai, gli interventi che fai. Mi ricordo quando siamo andati a Berlino a presentare, la prima presentazione l'abbiamo fatta a Berlino, non in Italia, e c'era un bel po' di gente, mi ricordo con molto piacere l'estrema chiarezza che veniva. Io quando ti sento parlare imparo, quindi prenderei appunti. Senti, ti chiedo una cosa in proposito, che apre un pochino, parte una parentesi, però in realtà rientra su questo discorso, perché partendo proprio dal evitare ogni tentativo di convincimento, questo io vedo anche bambini, adolescenti, ripeto, questo mi ha aiutato tantissimo, però non sono di certo specializzato su quello, non è il mio focus primario, anche seppure ci lavoro, quindi chiedo invece a te, che hai una esperienza
più che decennale sull'argomento è focalizzata molto su quello. L'idea è che evitare ogni tentativo di convincimento sia un intervento che è proprio calzante, per dire complementare con un sistema educativo attuale, italiano e non solo italiano in realtà. C'è un sistema educativo che invece tende ad eccedere nel permissivismo, nella democrazia familiare, laddove poi si tende a dare un potere ai figli che gli è improprio, che non saprebbero gestire, mischiare dei ruoli che invece è bene che vengano tenuti in modo separato. Io ogni tanto faccio un esempio con i miei clienti, perché vedo che viene compreso. Dico, sapete, i gatti hanno l'istinto, per tutti gli animali, a giocare per conto loro, ma non hanno l'istinto a regolarsi i micini piccoli, e quando esagerano la mamma cosa fa? Li blocca, e quello è un messaggio per dirgli ti devi fermare qua, e loro imparano ad autoregolarsi su questo, no? E a volte invece utilizziamo magari dei canali sbagliati, perché spieghiamo razionalmente delle cose ai bambini che giustamente non hanno la capacità di comprendere quel livello di complessità. Mi dai una qualche tua opinione su questo, sul metodo educativo che va ora, su cosa secondo te non funziona, come reagiscono i genitori quando qualcuno magari anche... Aggiungo questo aggettivo perché io ho questa impressione da parte dei genitori, finalmente gli dice: guarda che puoi anche dire a tuo figlio, come dici tu, mi dispiace che ti senti così, però si fa come dico io in questa occasione. Guarda, io credo che la cosa più difficile per un genitore, magari cresciuto con un altro tipo di educazione, ma non è detto, insomma, una delle cose più difficili per i genitori è scontentare i propri figli. È molto impegnativo, anche perché facciamo delle vite molto impegnative, cioè siamo stressatissimi per lo più, e quindi è come se nel nostro ideale di famiglia del mulino bianco, quando si avesse a che fare con i figli, quanto sarebbe bello andare tutti d'amore d'accordo, sorridere sempre, e appunto al parco, quando io dico a mio figlio cinquenne o decenne, ma anche più piccino, dai su andiamo che mamma deve preparare la cena, sarebbe bellissimo che il bambino si dice sì mamma, tanto ho giocato già abbastanza, andiamo, saremmo molto rilassati, tranquilli. Peccato che però, cioè, un individuo che fa così è un individuo dotato di una certa maturità, forse ci avrebbe 30 anni e non 5, e qui però ci sarebbe un accordo sereno. Purtroppo non è così. La sfida, secondo me, educativa è proprio, consiste nell'accettare di scontentare i figli. È una fatica estrema, secondo me, perché li si deve un po' scontentare anche su delle piccole cose. Se appunto partiamo dal presupposto che non si può accedere solo al piacere, cioè magari tutti noi potremmo comprare quasi tutto se non più i nostri figli, potremmo farli giocare ore, e gli meriterebbe tutto un capitolo diverso, ai giochi elettronici, tanto a me cosa ci cambia, basta che sia contento. Peccato che quell'accontentare potrebbe, come dire, contraddire pesantemente quello che poi è rendere un bambino felice, cioè felice significa renderlo capace di muoversi in una realtà in maniera autonoma. Noi dobbiamo educare, cioè dare dei limiti, quei limiti costano la fatica del dire no. Quindi all'arrivare ad accettare che tuo figlio, come dire, dentro possa ribellarsi e non essere d'accordo con te, no? E tu gli imponi però un limite, che è quello poi che fa parte del protocollo, cioè accettare, cioè evitare il tentativo di convincimento a fare o pensare diversamente. Cioè, l'idea è: tuo figlio può continuare a pensare
quanto è bello giocare alla PlayStation e quanto è falloso andare a scuola. Quindi non cercherò di convincerlo ora, contraddicendo quello che lui sente e pensa, che la scuola è bellissima, gli sarà d'aiuto per un domani, perché se non ha voglia di studiare in quel momento, cioè non ha voglia. Io devo dirgli che se non hai voglia, lo devi fare. Allora, non voglio neanche argomentare su quanto è, perché è importante per te, lo devi fare perché te lo dico io, perché io devo fare il mio lavoro di genitore. Giusto. E talvolta chiudiamo così. È pesante ogni tanto che nostro figlio ci tenga il muso perché l'abbiamo scontentato. Quello è il lavoro di genitore, con qualche accortezza anche presentata nel libro, ma che dovrebbe fare oggetto di un approfondimento magari prossimo. Cioè, lì interveniamo con il magico, quello che mi piace chiamare il magico potere del mi dispiace. È fantastico. Poter dire, no? Mi dispiace, hai ragione che ti infastidisco così, mi dispiace, non vorrei, ma devo. E questo crea una vicinanza emotiva che è diversa da quello che poteva essere l'autoritarismo dell'educazione, insomma, dell'altro, di due secoli fa o dell'altro secolo, no? Di dire, ah, è così, ma ti deve anche piacere. No, vediamo questa nuance, piacerti, però sono obbligata a scontentarti, e oggi c'è tanta necessità appunto di porre dei limiti, no? Lo sappiamo per i videogiochi, ad esempio, è importantissimo, è faticoso, ma credo che è il nostro dovere di genitori e di educatori, se no il tutto è possibile, e il tutto è possibile al di là che porta dei danni, perché come dicevi tu, ci si impara ad autoregolare, non ce l'abbiamo di default, no? Cioè, bisogna impararla questa cosa qua. Sono fortunati, secondo me, i bambini che hanno intorno dei genitori che sono capaci di scontentarli. È impegnativo, ma credo che sia la missione di un genitore, di un educatore. Mi piace, mi fai venire... Ti ho risposto. Assolutamente sì. Mi fa venire in mente una cosa che non so dove l'ho letta o l'ho sentita dire, di Paul Watzlawick, che ricordando la sua infanzia diceva, un giorno disse ai miei genitori non mi piace la scuola, i miei genitori mi dissero non ti devi piacere, ci devi andare, e lui disse beh, effettivamente ok, ha senso. E peraltro è veramente un dito magico, come hai detto tu, il potere del mi dispiace. Io ho visto come spesso, visto nella pratica, sempre applicando il metodo, come spesso poi è un appianatore di conflitti enorme, perché tu dici a tuo figlio, riconosco il tuo stato emotivo, riconosco il tuo diritto ad averlo, quello che ti chiedo è un'altra cosa, devi fare questo, hai diritto a essere scontento, ma questo va fatto. Senti, faccio un'ultima domanda prima della mia ultima domanda che faccio sempre alla fine. Quindi la mia penultima domanda è questa. Io diffido dei chiromanti, insomma, dei chiaroveggenti, no? Di chi ci dà prospettive sul futuro. Però è anche vero che siamo in un periodo particolare, coronavirus, l'OMS e tanti altri organi ufficiali hanno detto che ci saranno tutta una serie di problematiche che stiamo iniziando a vedere, in particolare, diciamo, per fascia rischio come bambini, adolescenti, e quindi rimando anche genitori e via dicendo. Non ti chiedo che ne pensi del futuro, perché sulle chiaroveggenze non mi ci trovo bene, però ti chiedo cosa ne pensi del presente, cosa stai vedendo tu adesso, grazie alla tua esperienza, e cosa ritieni che possa essere utile, quello che magari stai sperimentando anche tu, possa essere utile in questa situazione per chi si trova a lavorare, quindi per psicologi in particolare, poi magari anche insegnanti a cascata come nel libro genitori, per chi si trova a lavorare o più in generale ad avere a che fare con i bambini. Cosa stai vedendo e cosa pensi che possa essere utile basato sulla tua esperienza attuale? Ma quello che sto vedendo principalmente sono tutte le difficoltà legate a due aspetti, direi, principali, ma non racconto nulla di nuovo. L'incertezza, allora, questo sia nei ragazzi sia negli adulti, in questo momento le persone non riescono appunto ad avere una visione del futuro.
come dire, rassicurante più di tanto, e questo crea grande incertezza con tutte le conseguenze, no? L'ansia, le difficoltà a programmare, questa fatica un po' quasi cronica di mettersi in moto, salvo ovviamente per le persone già particolarmente resilienti, che riescono a prestarsi delle prospettive positive, e questo è sicuramente d'aiuto. E per i ragazzi, oltre a questa incertezza, quello che vedo è come dire, la difficoltà con diverse sfaccettature derivante dalla distanza fisica tra di loro e con gli insegnanti. Questa distanza, quindi questa mancanza di relazione forse diretta, che soprattutto vediamo nella didattica a distanza, quando non si tiene conto del fatto che nella didattica a distanza andrebbe accentuata proprio la parte di relazione, di feedback relazionale, quindi prestare a questo contesto online le caratteristiche, come dire, maggiorate di una relazione che magari in classe passa solo con uno sguardo, ecco, quindi questa difficoltà della relazione, del feedback, dell'avere a che fare con le persone, vedo che sta creando difficoltà, per qualcuno reale disagio, per molti difficoltà in generale, anche nello studio, insicurezze che dove già c'erano prima aumentano, e quindi questo è, come dire, un po' il quadro che io nel mio piccolo, perché vivo in una realtà anche piccola, posso, come dire, sto riscontrando. Cosa possiamo fare noi? Allora, mi viene da dire, prima di tutto, in generale, avere fiducia del fatto che i bambini e i ragazzi hanno delle capacità plastiche incredibili, e quindi mi auguro che nel momento in cui li mettiamo in condizione di normalità o di sopperire a quelle difficoltà tenendone conto, cioè il primo modo per sopperire alle difficoltà è tenerne conto, vederle, parlarne, accettarle, quindi, perché qual è il rischio? Il rischio è dire, ecco, questo periodo li ha traumatizzati, li abbiamo persi, quindi ragionare in termini, no, di etichettamento, ma tu avevi 13 anni nel 2020, 2021, quindi fai parte di, sei, io voglio dire, questo è quello. E poi l'idea secondo me è proprio cosa possiamo fare. A me, per questa parte di lavoro che facciamo, premerebbe formare, far capire agli educatori, agli adulti, agli insegnanti, proprio questo aspetto che non può essere sottovalutato, della relazione, delle emozioni che devono passare quando si ha a che fare con i bambini e i ragazzi. Perché troppo spesso lo sottovalutiamo. Ho visto, ho sentito parlare un po' troppo spesso di anche solo di didattica a distanza come semplice veicolo di conoscenza. E lì secondo me c'è un grande rischio, perché il rischio è solitudine, lasciare soli sti ragazzi, che poi, come dire, possono passare all'atto in maniera particolare per andare a risentire i corpi, no? E questo si inserisce in un momento in cui già è così un po', no? L'online, il gioco online, la chat, la realtà virtuale, già i corpi si sentono meno. Ecco, inserirei un po' le cose strane che stanno accadendo, questi che si incontrano per andare a menarsi, a fare le risse, mi viene voglia di leggerlo anche un po' così. Fantastico. Non so se ho una risposta.
mi hai dato una decina di spunti, una decina di altre domande, però cerco di tenermi sempre intorno mezz'ora, 40 minuti totali, certo. Quindi mi fermo qui, poi invito ovviamente a scriverti, andare sul tuo sito per approfondire. Però ti devo fare l'ultima domanda, perché questa la faccio sempre. L'ultima domanda funziona così: io ti chiedo di immaginare di dover dare un consiglio a degli psicologi per allenare una loro qualche competenza nella vita quotidiana, quindi fuori dallo studio con i pazienti, allenare una qualche competenza che gli possa essere utile per il lavoro con i loro pazienti. Quindi se tu dovessi dare a dei giovani psicologi, o anche non più giovani, dei consigli su cosa potrebbero allenare, in che modo potrebbero allenarlo al di fuori dello studio, quale sarebbe la cosa che gli dovessi allenare e magari quale strategia, stratagemma, esercizio, compito, osservazione faresti? È una domanda molto impegnativa e non lo so, non mi viene di trovare qualcosa di particolarmente originale. La prima cosa che mi è venuta in mente quando tu parlavi è stato il consiglio di Milton Erickson, che magari gli altri psicoterapeuti ti avranno detto. Insomma, sono tre cose fondamentali che dici spesso anche tu, ho sentito dirle in diversi video: osservare, osservare, osservare. Quindi io credo che questo per uno psicoterapeuta sia molto importante, osservare con l'occhio quasi curioso, che ti porta a cogliere i dettagli. A me la formazione da ipnotista mi ha proprio portata a lavorare moltissimo su quello. E quando racconto, cioè quando penso a questo osservare, ripenso spesso quando ero bambina che giocavo con, avevo un gatto, no? La mia gatta Puffy, che penso che mi abbia insegnato moltissimo. Infatti ero ericksoniana molto prima di saperlo, perché quando tu hai a che fare con un gatto, no? E anche tu so che hai Molly, non so se ne hai anche altri, però quando hai a che fare con i gatti in particolare, perché sono, come dire, meno condiscendenti normalmente dei cani, devi molto modulare il tuo comportamento, perché come dicevi tu, come la mamma fa con i piccoli, lo fa anche con l'adulto, il gatto, no? con l'uomo, che praticamente se tu l'accarezzi dove non vuole alla fine poi rischia di graffiarti. L'osservare i suoi minimi segnali, no? Le minimal cues diremmo, mi ha insegnato tantissimo per capire cosa gli faceva piacere, dove stavo sbagliando, quando magari gli avrebbe graffiato. Io credo che noi con i nostri pazienti o clienti dobbiamo allenarci ad osservare laddove andare, essere guidati dai feedback che ci danno, che sono poi le emozioni che si, come dire, esprimono attraverso il corpo, e per fare un buon lavoro. Quindi mi viene da dire questo, non so se può essere utile. Lo è assolutamente, peraltro non importa l'originalità, ma importa come vengono declinate certe cose, quindi assolutamente utile. Peraltro nessuno ha parlato, non nelle mie interviste, quantomeno dell'osservare, osservare, osservare relativo a bambini e adolescenti, quindi no, lo trovo estremamente utile. E mi piace anche l'esempio del gatto, ovviamente, perché ora sono due, sono Polly e Lio. E Lio peraltro è piccino, quindi ecco, questi sono i segni di quando io non lo osservo, vedi, che non tengo conto dei suoi limiti, ma lui mi insegna a farlo. Ci sono i limiti. Franca, grazie, è stato innanzitutto un piacere poi ritrovarci, richiacchierare un pochino. Penso che sarà veramente, lo credo davvero utile come intervista. Penso che lascerà anche tanta insoddisfazione, perché chi la vedrà vorrà saperne di più. Quindi io rinnovo ovviamente a leggere il libro, Aiutami a diventare grande, di EPC Editore, un libretto super agevole, eppure qua c'è tutto quello che serve anche per mettere in pratica. Poi tu fai anche supervisione, se non mi ricordo male. Sì, quindi, esatto. Compatibilmente con l'agenda di Franca, potete anche rivolgervi a lei. Per i tuoi contatti c'è ancora strategicando.it.
Sì, o c'è proprio anche www.aiutamiadiventaregrande.it, vero, vero. Dove si parla, adesso il blog non è proprio aggiornatissimo, però ci sono tutti i miei e i nostri contatti in realtà, però si trova con Franca Scarlaccini, insomma, vengo fuori. Si trova, vieni fuori, perfetto. Franca, di nuovo, grazie mille, spero di riabbracciarti presto, quindi magari qui a Roma o su in Valle d'Aosta, e un abbraccione a te e a tutta la famiglia. Grazie, grazie a te. Ciao. Ciao.